C'è un arresto nel caso del cyberattacco che ha portato alla pubblicazione in rete dei dati personali di figure pubbliche e politici in Germania. Si tratta di un giovane studente dell'Asia di 20 anni che ha confessato. Nel mese di dicembre sono stati diffusi su Twitter i numeri di telefono, i riferimenti delle carte di credito e dei conti correnti di almeno 1000 persone, tra cui anche giornalisti e attori. L'appartamento del giovane è stato perquisito e i dettagli dell'operazione saranno resi noti dalla Procura Generale. Wir werden dieses Gesetz ist weitgehend fertig, dieser Gesetzentwurf. Presenteremo una riforma della sicurezza informatica prima della fine del 2019. L'abbiamo già discusso insieme agli esperti dei due partiti di governo negli ultimi mesi. Wir haben es bereits im alten Jahr mit den Experten der beiden Koalitionsfraktionen schon mal beraten, vorgestellt. Una violazione della privacy che ha anche incluso figure importanti, tra cui la cancelliera Angela Merkel e il presidente tedesco. Un attacco iniziato già a dicembre, ma emerso soltanto adesso. L'Agenzia per la sicurezza informatica ne era al corrente, ma non avrebbe informato la polizia. Nonostante tutto non c'è ancora sollievo per le persone colpite, come ha spiegato il ministro dell'Interno, che ha chiarito che il governo offrirà più protezione in rete, ma non sarà mai in grado di garantire la sicurezza totale.